situazione un po' degenerata. Intanto chiedo scusa a Lorella Cuccarini e risaluti i nostri ospiti. Maurizio Mattioli, ciao. Daniela Virgilio, Simone Montoro e la nostra Valeria. Allora, no, devo dire una cosa, scusate, sì, perché siamo rimasti talmente estasiati dalla vostra performance che... Allora, io vorrei un primo piano su Mattioli e dirvi a chi sembra. Chi? Una versione punk rock di Derrick. Quello... con il trench verdastro. Esatto. L'ispettore Derrick. Io non lo so. E tu sei quella che aveva vinto l'Eurovision. Ricordate con la Conchita Wurst. Conchita Wurst. Va bene. Invece, Gene, tu sembra che sei venuto qui a rubare la pagnotta, però sei anche a teatro. Sono a teatro dal prossimo 5 ottobre fino all'8 di ottobre, al Golden, con lo spettacolo, quindi... Golden di Roma, magari diciamolo. Di Roma, certo, se volete venire... Noi paghiamo il biglietto, possiamo? Veramente? Paghi sì. Ma non l'hai mai pagato? Allora, è il momento tanto atteso dai nostri telespettatori, l'oroscopo della settimana in questo meraviglioso trono di stelle, il nostro Simon and the Stars. Sigla! È chiaro, grazie per questo trono fenomenale, c'ho pure il puntale come l'albero di Natale. Bentornato intanto, vai. Grazie, bentornato. Partiamo con l'oroscopo della settimana. Lamentati. Partiamo subito con l'oroscopo della settimana, all'ultima posizione troviamo il Cancro. E diciamo subito che una rondine non fa primavera, quindi non è l'imprinting di quest'autunno, però il Cancro arriva fin qui con delle situazioni che lo tengono un po' con il fiato sospeso. No. Forse ci sono delle risposte che non sono arrivate, forse ci sono delle trattative che vanno avanti un po' per le lunghe. Non è vero. Da questa settimana però una serie di situazioni si chiariscono tra giovedì e venerdì. Forse ci sarà bisogno di lottare per convincere qualcuno a darvi una chance o a riconoscervi in un certo ruolo. Fatelo perché comunque potete ottenere moltissimo. Alcune piccole difficoltà anche in casa per delle riparazioni, ma anche lì si risolve tutto. Già dalla settimana successiva alcune cose cominciano a migliorare. Bene. Sulle e con questo non commento. Ecco. Allora, una posizione più su e troviamo il Capricorno. Daniela, il tuo segno, vediamo. Diciamo che il Capricorno in questo periodo non sopporta niente o nessuno, in certi casi fa anche un po' fatica a sopportare se stesso, ma da questa settimana certe situazioni cominciano a sbrogliarsi. C'è Marte in quadratura, quindi provoca un po' di nervosismo, soprattutto per chi si muove in un ambiente competitivo, che in questo periodo potrebbe esserlo più che mai, o qualcuno potrebbe avere la sensazione che vi abbiano preso di mira, che ci sia qualcuno che vi ostacola. In questo caso meglio fare buon viso a cattivo gioco, perché da metà ottobre Marte cambia posizione, torna a favore, per cui una serie di situazioni possono migliorare. Voi cercate di non prendere tutto così sul serio e di non prendetevela un po' più leggera, insomma, soprattutto nella permalosità. Ecco, allora intanto ti do questa che ti porterà fortuna. Tieni. Esatto. A proposito di leggerezza. Ti fa sembrare un'altra, soprattutto. Sì, una posizione più un po' di leggerezza. Questa parrucca, poi me la date pure a me, però. Sì, cioè, è talmente bella che le sto bene la vogliamo tutti. Lei. Allora, una posizione più su, al decimo posto troviamo lo Scorpione, periodo un po' strano perché è come se fosse in una bolla, cioè fate un po' fatica a concentrarvi, a mettere a fuoco le cose, probabilmente avete bisogno anche un po' di stare per i fatti vostri o vi infastidisce un po' di chiacchiericcio attorno. Soprattutto domani, lunedì, potrebbero esserci delle situazioni che vi innervosiscono. Prendetevi i vostri tempi, prendetevi i vostri spazi, ma non prendete decisioni affrettate perché non è un momento in cui avete la situazione sotto controllo, non avete abbastanza lucidità. Questo riguarda anche l'amore, soprattutto se parliamo di storie recenti che in questo momento vi sembrano complicate. Già dalla settimana prossima le vedrete in una luce diversa e sicuramente migliore. Andiamo ancora avanti, al nono posto troviamo i Pesci.
Allora, in ripresa, nonostante siamo nella parte bassa, perché settembre è stato un mese caotico, è stato un mese faticoso, adesso una serie di situazioni si cominciano a sbrogliare. Attenzione alla giornata di mercoledì in cui c'è la possibilità di dover rimettere in riga qualcuno, di dover far valere la vostra autorità, il vostro ruolo. Invece giovedì e venerdì sono due giornate estremamente positive. Arriva Mercurio, lascia l'opposizione, torna a favore, per cui sicuramente la seconda metà di ottobre per i pesci giovedì sarà molto... Giovedì e venerdì sono positive, ma io sono via. Vabbè, però anche via è positivo. Allora, una posizione più su, troviamo il Sagittario, anche qui siamo in ripresa perché il mese di settembre è stato molto faticoso, gli impegni sono stati molto pressanti ed era molto difficile anche fare programmi per il futuro. Questa prima metà di ottobre vi restituisce proprio la possibilità di ritornare a progettare, di ritornare a programmare. Mercoledì è una giornata in cui imporvi un po', forse per convincere qualcuno, forse per proporvi in un nuovo ruolo, fatelo perché... Tra giovedì e venerdì, con Mercurio che torna a favore, potrete ottenere maggiore attenzione e qualcuno potrebbe darvi ragione su una questione che ha un po' diviso. Questo non solo sul lavoro, ma anche in casa, dove ci sono delle riorganizzazioni. Se qualcosa non vi convince, ditelo chiaramente, perché a settembre il Sagittario si è un po' rimangiato quello che voleva dire, invece adesso è più diretto. Andiamo ancora avanti, troviamo i gemelli. Maurizio Mattioli. Allora, anche qui a settembre potrebbero esserci state o delle delusioni o delle situazioni che sono partite ma in maniera più faticosa, più difficoltosa di quanto ci si sarebbe aspettato. Adesso da questa settimana mostrano un lato decisamente migliore e c'è la possibilità che un no diventi un sì o comunque prenda una piega molto più incoraggiante. E vai. Soprattutto a metà settimana, mercoledì, una giornata molto molto forte, c'è la possibilità di mettervi in luce e di ottenere anche un piccolo riconoscimento, una gratifica. Evviva! Andiamo bene. Andiamo molto molto bene. Metà classifica. Siamo arrivati alla sesta posizione dove troviamo l'Ariete e comincia un mese di ottobre che ha proprio il sapore di una sfida importante, cioè di qualcosa che vi fa alzare la posta in gioco, ma che in qualche modo può veramente cambiarvi l'immagine personale e professionale. Oh. Buttatevi in tutte le situazioni nuove, qualcuno potrebbe debuttare in un nuovo ruolo, cimentarsi con qualcosa che non ha mai fatto prima. Esattamente. Tra l'altro notare che tutti gli anni voi iniziate il programma ad ottobre, quindi ottobre è sempre un mese di inizi, quest'anno lo è più del solito. Ci sono dei dettagli da mettere a fuoco, fatelo tra martedì e mercoledì. Qualcosa potrebbe innervosirvi, ma lottate per ciò in cui credete, perché comincerete qualcosa, a segnare punti. E per questo Ariete che scende sul ring e mette i guantoni, abbiamo il pezzo giusto. Quinta posizione per l'Acquario, che arriva fin qui con lo spirito dei sopravvissuti di Lost perché ha passato un'estate difficoltosa. Adesso c'è la possibilità di tirare un po' il fiato, di alleggerire un po' il carico. Ad ottobre c'è la possibilità di viaggiare già da questa settimana, di fare delle trasferte di lavoro o comunque di acquisire nuovi input. In amore, se c'è qualcosa che vi ha lasciato perplessi, da questa settimana potete tornare sull'argomento e chiedere spiegazioni. Andiamo ancora più su di una posizione e troviamo il Leone. In grande spolvero. Simone e anche Valeria. Due leoni. Questa è una settimana che potrebbe portarvi delle gratifiche anche economiche o comunque mettervi in luce, per cui la posizione sul lavoro sta crescendo, così come crescono anche alcune nuove storie che sono nate sul finire dell'estate. C'è la possibilità proprio di fare in treno o in viaggio, di fare un passo avanti importante e significativo. Per cui grazie ad un confronto aperto. Per dimmi cui solo se sono nata o no. Di la verità, no. Di la verità. No. È andata bene. Il viaggio? Vai, vai Simon, vai. Poi lo spiegheremo meglio la prossima settimana perché Simon non sbaglia. Allora, terza posizione solida per la Vergine.
che comincia finalmente a prendersi i meriti e i risultati di una serie di attività che ha svolto tra agosto e settembre. Si sa che a voi la via facile non piace, però certe situazioni più difficoltose portano finalmente frutto. Anche in amore andiamo al meglio, dal 10 arriva Venere nel segno e si ritornerà a parlare anche di sentimenti. Seconda posizione per il Toro, che va molto forte. In questo periodo ci sono delle situazioni che cambiano, dei punti fermi che cambiano e quindi molti si sentono destabilizzati. Seguite il flusso perché sa dove portarvi e vi porterà dalla parte giusta. Anche per il Toro dal 10 si torna a parlare d'amore. E abbiamo una prima soluzione, una prima posizione fortissima per la Bilancia, segno del mese. Eh sì, abbiamo il Sole in Bilancia, quindi iniziativa, forza, energia, e da questa settimana anche Mercurio, per cui notizie, proposte e opportunità importanti. Dove vi voglio più intraprendenti è in amore, perché avete veramente tutte le stelle giuste per fare una conquista importante. Bene. Bravo!